Willy Gantar. Ho trovato un regalo davvero forte per il compleanno di Billy. Ah, permettimi di dubitarne, Martin, visto che ho comprato io il regalo più forte per Billy. Java ha preso il regalo più forte. Ah, scordatelo, Java, guarda che cosa c'è qui. Fammi capire, hai regalato a Billy una bomboletta di stelle filanti. Non è una bomboletta di stelle filanti, è una bombolona di stellone filanti. Ah, ma certo, davvero molto divertente. Che cosa ci farà, secondo te, con quella? Potrebbe farci questo, tanto per cominciare. Molto maturo da parte tua. Billy non vorrà certo perdere tempo con un giocattolo per bambini, è un adulto. O almeno mi sembra che lo sia. E allora, signorina sofisticatina, quale regalo da adulto gli hai comprato? Gli ho preso una cosa divertente e intellettualmente stimolante. Hai intenzione di regalare a Billy delle formiche? Mi rimangio quello che ho detto. Tu sei un vero genio. È una colonia di formiche. Billy potrà osservarle mentre scavano tante, tantissime piccole gallerie. Wow! L'esperienza più divertente di tutta la sua vita! A Billy piacere questo. Sei forte, Java! Una vera pianta carnivora! Bella quasi quanto la mia bombolona! Chi lo sa cosa piacerà davvero a Billy? A dire la verità, non abbiamo idea di cosa faccia nel tempo libero. Sì, hai ragione! Non sappiamo da dove viene! Non sappiamo nemmeno qual è il suo modello preferito di costume da bagno! Java! Fai star ferma quella pianta! Oh, a pianta non piace, Java. Fermi tutti! Ci penso io! Vedi? La mia bombolona di stellone è molto utile. Ah, complimenti, Martin. Hai distrutto il mio regalo per Billy. Non te la prendere. Almeno adesso potrai trovarne uno che gli piaccia davvero. E quando l'avrò trovato, sarai tu a sganciare i soldi. È il centro! Andiamo! Marti Mistere, identificato. Diana Lombardo, identificato. Java Cavernicolo, identificato. Che si dice, ragazzi? Ehi, Billy, lo sai che stasera al centro commerciale danno un film dell'orrore fortissimo? Ti va di andarci? Oppure preferisci vedere dei tostissimi film d'azione? Sono già impegnato, molte grazie per l'invito, Martin. Billy, alla mensa della Torrington hanno servito il tuo piatto preferito ieri, che è... Ah, che peccato averlo perso. Ho letto un buon libro, Billy. No, ho troppo da fare per leggere. Salve, Mom! Che cosa stai facendo? Come potete vedere, sto estraendo una secrezione di plasma da questo organismo alieno. Forte! Il plasma alieno è grandioso! È un composto di cloruro di sodio, bicarbonato di potassio e altro. Ma questi composti non vengono usati per la schiuma degli estintori? Esatto, Diana. In forma concentrata, questo plasma possiede la capacità di congelare qualunque cosa con cui entri in contatto. Ma arriviamo al punto, ragazzi. Indagherete su una serie di eventi verificatisi nel New Mexico nei pressi della zona desertica. Alcune persone si sono svegliate prive di piccole parti del corpo. Di piccole parti del corpo? Ma la cosa strana è che non ricordano la rimozione delle parti in questione. Scoprite se esiste un collegamento fra queste persone. Ah, nessun problema. A proposito, capo, hai fatto acquisti ultimamente? Sì, insomma, per il grande giorno. Oh, no! Potremmo portarti qualcosa dal New Mexico. Non so, magari un regalo per un amico. Si può sapere di che cosa parli, Martin? Che cosa gli prende? Penso che il cerume che ha nelle orecchie gli sia arrivato al cervello. Ah, non ho tempo da perdere con queste sciocchezze. Billy, accompagnali fuori. Ricevuto, mamma. Ah!
qualcuno in casa? Forse chi le ha rubato le parti del corpo è tornato e si è preso tutto il resto. Sì, le hanno rubato una parte dei denti. Non si ricorda nient'altro, signorina. È avvenuto qualcosa di insolito, fuori dall'ordinario. Beh, quello che ricordo è di aver fatto un sogno. Mi sentivo come se fossi sola nell'universo. Poi sono stata colpita da una luce bianca. Ho avuto la sensazione che mi congelasse. E poi mi sono svegliata. Una volta ho fatto anch'io un sogno simile, ma avevo mangiato 20 bignè al pistacchio prima di dormire. Oh, grazie. Spero solo che chiunque mi ha fatto questo non torni mai più. Ma che strano, non ci sono tracce di effrazione. Non è entrato con la forza. Tu non trovi strano che le siano stati rubati soltanto i denti? Java ha trovato qualcosa! Ottimo lavoro, Java. Adesso abbiamo un indizio. Userò il watch per analizzare questa sostanza. Watch attivato. Slime scan selezionato. Analisi dati in corso. Il campione contiene tracce di radioattività. È sicuramente un mostro radioattivo. Ho studiato il fenomeno delle radiazioni su una rivista scientifica. Puoi dire su una rivista di fantascienza. Senti questa, lei lavora per il Ministero della Difesa. E con questo che cosa vorresti dimostrare? Forse se avessi letto il suo profilo sapresti che conduce esperimenti con l'energia nucleare. Radiazioni spiegate. D'accordo, devo ammettere che la tua ipotesi è in parte valida. Ehi, come va, Chuck? Vieni al lavoro anche quando sei in vacanza. Sembra che qualcuno qui voglia un aumento. Ma che strano. Come mai non ti riconosce dopo tutti questi anni? Non preoccuparti, te la sistemo io in un attimo. Ecco, così dovrebbe andare. Oh, Chuck! Oh! Cosa farei? Chiederei subito un risarcimento a chi produce il suo shampoo. Sta zitto! Mi sono alzato e ho visto che mi mancavano delle ciocche di capelli. Io non potrò più uscire di casa ridotto così. Ehi, guardate, qui c'è altra poltiglia! Martin, il termine scientifico non è poltiglia, ma scorie prodotte dalle esposizioni a grandi quantità di radiazioni. Ah, scusami! Guarda, qui ci sono altre scorie prodotte dalle esposizioni a grandi quantità di radiazioni. Poltiglia! Allora, signor Chuck, lei può dirci qualcos'altro? Qualunque cosa. Beh, una cosa ci sarebbe. Io ho fatto uno strano sogno questa notte. Mi trovavo da solo quando sono stato colpito da un'esplosione di luce bianca che mi ha raggelato. È lo stesso sogno che ha fatto Wendy. Adesso comincio a capirne il significato, gente. Abbiamo a che fare con un'intera tribù di demoni sogno radioattivi. È una chiamata di Mom. Che succede, Mom? Ho appena saputo che c'è stata un'effrazione in una centrale nucleare vicino a voi. Le autorità ritengono che il responsabile sia quest'uomo. Oh, non può essere stato lui. Era qui con noi. Questo posto è sorvegliato giorno e notte. Né Chuck né nessun altro potrebbe mai entrare con la forza. Guardare filmato! La guardia mi ha detto che le telecamere sono andate fuori uso durante l'effrazione. Non esistono filmati. Guardate cosa ho trovato! Cos'è? Ah. Watch attivato. Drive scan selezionato. Questo è l'unico modo per saperlo. Analisi dei dati in corso. Sostanza sconosciuta. Contiene tracce di DNA umano. DNA umano? Sarà meglio che Billy ci dia un'occhiata. Ci sarà una spiegazione scientifica logica, ne sono sicura. Scientifica, logica. E come spieghi dove sono finite le parti mancanti dei corpi? Come poteva Chuck essere in due posti contemporaneamente? Abbiamo a che fare con un essere soprannaturale.
La prossima persona del nostro elenco è un tecnico radiologo della clinica. Forse lui potrà darci qualche risposta. Oh. Ah! Oh. Caspita, che impressione! Forse dovrei regalare a Billy uno spazzolino da denti elettrico. Ah, già, visto che ci sei, prendigli anche il filo interdentale e un colluttorio. Sveglia, non sappiamo neanche se usa lo spazzolino da denti. E non sappiamo nemmeno se ha i denti. Già, è strano. Billy è nostro amico, ma non sappiamo molto di lui. Macchine impazzite! Non lo so! Sta entrando qualcuno! Nascondetevi! Presto! Almeno forse adesso avremo delle risposte. Non ti muovere! Ehi, è il tecnico di radiologia. Sì, è proprio lui. Ma cosa ci fa qui a quest'ora di notte? Ah, credo non si senta bene. Guardate che cos'è! Non lo so, ma non mi piace! Vuoi scappare, eh? X-Roll selezionato. Ti ho preso! Sto scappando! Virtual Tracer selezionato. Centro! Adesso è nostro! Scomparso. Controlla di nuovo il Virtual Tracer. Ma non c'è niente, assolutamente niente. Eppure sono sicuro che il nostro amico è qui. Giova a non vedere nessun mostro. Ah, detesto perdere di vista i miei obiettivi. Qui ci deve essere qualcosa. Ah. Hai ragione, sembra una specie di muro invisibile. È enorme, forse come un grande edificio. Sì, e se ci fosse una porta non la troveremmo mai. Oh, fermi, ho avuto un'idea geniale. Provaci e sarà la tua ultima idea geniale. Signore e signori, ecco la porta. È aperto! Forza, ragazzi, diamo un'occhiata. Non arrivasse mai.
questo posto mette brividi a Java. Pensa positivo, Java, è straordinario. Secondo me ci troviamo su un'astronave aliena e hanno usato un dispositivo di occultamento per nascondersi. Hai ragione, ma quali sono le probabilità che siano alieni amichevoli? Ho la sensazione che questo lo sapremo molto presto. Andiamo verso la luce. Direi di più, sono gli esoscheletri delle persone che abbiamo interrogato. Ma come? Le parti mancanti dei corpi. Qualcuno o qualcosa deve aver creato dei cloni di quelle persone servendosi del loro DNA. Quindi chiunque si trovi a bordo di questa nave ha preso il posto di quegli esseri umani. Ma perché? Penso che lo scopriremo presto. Non li toccare, quei contenitori possono essere radioattivi. Attenti! Oh! È incredibile! Alieni in carne e ossa! Credevo che fossero tutte storie. Vorrei tanto che fossero tutte storie. Voi non andrete via di qua. Lasciami, bestione! Java vuole liberarsi. Martin, apprezzerei molto uno dei tuoi piani, per favore. C'è una sola cosa da fare, Diana. Riuscire a usare l'U-Watch. Lasciatemi andare! Billy! No! Ma cosa ci fa Billy qui? Vuole salvarci la vita! Billy, sta attento! Oh, Gunther! Finalmente ti abbiamo trovato! Billy, tu conosci questi brutti bestioni? Il suo nome non è Billy. Il suo nome è Gunther! Quello che sta dicendo è vero, Billy! Una volta mi chiamavo Gunther, ma questo accadeva molto tempo fa! Adesso sono cambiato! Tu menti! Tu puoi cambiare la tua forma! Ma non puoi cambiare ciò che sei! Sarai sempre uno di noi! Io non sono come voi! Un tempo eri il nostro grande leader, adesso lavori con questi patetici umani! Billy, un grande leader, ma se ha paura della sua stessa ombra. Digli che hanno sbagliato alieno. Insomma, da che parte sta? Il suo comportamento alimenta dei dubbi. Adesso pagherai per il tuo tradimento. Tieni, Martin, usa questo. Grazie. Che cosa? Un estintore? Oh, ragazzi, Billy deve seguire dei corsi intensivi su come salvare le persone. Piantala di parlare e usalo. Billy sapeva che la schiuma li avrebbe fermati. Adesso possiamo andarcene da qui. Prendi questo, e questo, e anche questo. Andiamo, non perdere tempo. Ora noi nei guai. Presto, uscite, mi occupo io di loro. Allontanatemi. Che cosa fai, Martin? Ti prego. Il freddo ha un effetto neutralizzante su di loro. Martin, amico. Bene, ne è rimasto soltanto uno. Già, deve essere scappato. Ah!
Beh, mica male, 2 alieni su 3. Billy, perché non chiami mamma e la aggiorni su... Oh? Billy! È rimasto sull'astronave! Il tuo tempo è scaduto, Gandalf.